dibattito con un grande applauso. I nostri ospiti. Presenteranno da soli tra poco, però abbiamo avuto pochissimo tempo per dialogare con voi e quindi approfittiamo di questa sessione per capovolgere l'ordine degli eventi, cioè incominciamo con i vostri commenti e le vostre domande su questa materia. Chi è che ci sarà col microfono? Quindi se vi fate cenno, se avete desiderio di fare delle domande o di dire qualche cosa, vi fate cenno e così cominciamo a parlare con voi. Intanto i nostri ospiti si presentano. Perché abbiamo poco tempo, io mi chiamo Beatrice Montino e divulgo forte. Io sono Walter Quattrociocchi, faccio ricerca sui fenomeni di persuasione di massa e sono rompiscatole, insomma, si è abbastanza palesata sta cosa. Io sono Paolo Attivissimo e faccio il debunker, faccio il fact checking, quello che non serve, forse, non lo so. I'm Susan Gerbic, I'm a science activist. Scorreremo un minimo dentro il coffee break, che partiamo molto tardi, non tanto, ma alla fine del coffee break rimane invariata, quindi finiremo pochi minuti dopo, ma ci rivediamo qui alle 11:30. Se qualcuno che vuole fare domande, dire qualcosa che abbiamo discusso stamattina, se vuoi, prego. Ciao, buongiorno. Volevo sapere il concetto di approccio morbido, quello che funziona secondo gli studi, in concreto come si esplica? Grazie. Scusa, prima tieni tu il microfono sempre per evitare le psicoterapie di gruppo. Allora, la domanda è generica, è possibile parlare di cosa fare nei banchi, di fake news, ma c'è qualcosa di sbagliato, quello che facciamo, c'è qualcosa che si può fare meglio? Diciamo che se siamo arrivati al punto di dover mettere d'obbligo le vaccinazioni, qualcosa nell'ambito della comunicazione non ha funzionato, punto primo. E c'è un problema grosso di disintermediazione, ognuno cerca l'informazione più coerente con la sua visione del mondo, lo dicono gli studi, anche chi fa scienza, la scienza è fatta da umani, la scienza va comunicata tenendo conto del concetto di complessità, di incertezza e di pregiudizio bias, siamo limitati, siamo animali limitati. Questo non significa che la scienza non cerca di essere obiettiva o che la scienza è sempre fallace, però può avere, può entrare in contraddizione. Che cosa fare? Pure la World Health Organization è d'accordo, non nascondere la sabbia sotto il tappeto, raccontare gli effetti avversi anche nell'ambito dei vaccini, non dire che non ci sono problematiche, non dire che i farmaci sono tutti sicuri, essere onesti, l'onestà intellettuale è il primo esercizio. Oltretutto il problema grosso è che le persone hanno dei drive psicologici dietro la selezione dell'informazione, tener conto di questi drive nel momento in cui si provvede all'informazione. Quindi nel futuro noi stiamo sperimentando alcuni progetti in cui cerchiamo di tener conto della predisposizione mentale e psicologica del gruppo di riferimento per fornire l'informazione nella maniera più corretta possibile. Quindi stai dicendo in poche parole che se arrivati per esempio alla obbligatorietà dei vaccini non è una vittoria ma è una sconfitta. Assolutamente, cioè siamo in un buco, comunicativo enorme in cui si infilano tutti, cioè c'è il blogger, c'è l'autorità scientifica che scala dall'alto e dice scemo studia, non funziona, cioè perlomeno c'è bisogno di un coinvolgimento. L'autorità, il principio d'autorità non è autoarrogato, viene dato e concesso dall'interlocutore. E non sono il numero di pubblicazioni scientifiche che ho riconoscimento scientifico, perché anche l'Accademia evolve per battaglie politiche, quindi diciamo in qualche modo l'approccio duro è controproducente nel lungo termine è controproducente perché promette una certezza dogmatica scientifica che prima o poi cadrà per forza di fatto e a quel punto ci rimette tutta la comunità scientifica perché dovremo giustificare un fallimento che invece era stato negato e non ammesso all'inizio. Secondo me l'approccio morbido è indispensabile, però devi anche calibrare in base alla situazione, in base al singolo caso. Per esempio, con i terapeutisti c'è poco da fare,
non c'è comunicazione, però diventa un'occasione magari per fare comunicazione verso altri. L'approccio morbido funziona e qui mi piace infatti beccare un vato, spesso ci troviamo apparentemente dalla parte opposta della barricata. Mi piace vedere che ogni tanto l'approccio morbido funziona, cioè se tu parli a un punto di vista fuori da una situazione di tensione, lo trovi al bar, ci fai due chiacchiere, non lo metti sotto stress, gli proponi delle idee, di riesaminare, allora a volte ce la fai. E mi è capitato proprio in questi giorni di avere una serie di conversioni sulla via di Damasco che mi ha fatto molto piacere, per cui sì, ho qualche, un aneddoto non fa statistica, però comunque essere morbidi funziona, essere forti, essere duri a volte è necessario quando c'è da imporre un problema, risolvere un problema, quello delle vaccinazioni, però di solito essere soft è più utile, oltretutto così non devi tirare fuori tirapugni o lo scudo per difenderti. Vuoi raccontare uno di questi aneddoti? Sì, guarda, mi è capitato, abbiamo avuto, questo è il record nazionale, credo, di conversione istantanea, abbiamo avuto un caso di un complottista del 11 settembre, tale Alberto 49, sono nel giro di poche ore, lui è partito alle 12.49 del 14 settembre dicendo la tua risposta invece dimostra totale arroganza e saccente. 18.55 relativa ai collassi dinamici, i crolli delle torri, eccetera. Ciò che cercavo, buon lavoro. Ma così. Cosa è successo? Nel frattempo, ci siamo fatti. Ha preso la storia. Quindi ogni tanto funziona, piccole dose. Va bene. Tu invece fai un mestiere che è quello di divulgare scienza. Sì. Quando si dice soft, qual è il tuo punto di vista rispetto agli scienziati che invece usano un atteggiamento aristotelico, lo dico io e deve essere così? Allora, vabbè, intanto San Paolo, bene, sulla via di Damasco, no? Cioè, quindi San Paolo attivissimo. Allora, ci va l'aureola, magari te la metto in post-produzione. Io intanto faccio un mestiere di mezzo, cioè io sono esattamente, a me io e l'ha visto prima Silvia Mencivelli e tanti che sono in platea, sono esattamente a metà tra gli scienziati e il grande pubblico, quindi io mi trovo lì a mediare tra queste due comunità, per cui io non posso vedere male gli scienziati, perché se io vedessi male gli scienziati mi mancherebbe un pezzo del mio lavoro, io devo dialogare costantemente con gli scienziati così come dialogo costantemente con la società. A me tutti questi discorsi di approccio duro, approccio morbido, mi sembrano un po' questioni un po' da tifoserie, nel senso che gli approcci sono degli strumenti, cioè il debunking è uno strumento, il dialogo è uno strumento, l'ascolto mi viene da dire che è fondamentale in tutti i casi. Quello che ci si deve chiedere secondo me è qual è l'obiettivo. Allora, l'obiettivo di uno scienziato che fa comunicazione è diverso dal mio obiettivo, nel senso che lo scienziato ha degli interessi abbastanza definiti, no? Nel senso che nel caso per esempio delle vaccinazioni alcuni scienziati sono impegnati attivamente, sono stati attivisti come la nostra Susan per promuovere l'obbligo. Il lavoro mio dei giornalisti scientifici e dei comunicatori della scienza non deve, a meno che non ci paghino per fare quel mestiere lì, non deve essere quello di fare gli attivisti della scienza, ma deve essere quello di dare gli strumenti alle persone, quindi alla società, per riuscire a interpretare le informazioni che arrivano, insomma tutta la complessità, i discorsi che ci siamo fatti in questi giorni, e poi scegliere autonomamente che cosa andare a, cioè che cosa votare, che cosa promuovere o che cosa supportare. Quindi io parlerei di obiettivi e poi una volta stabiliti gli obiettivi andrei a vedere quali sono gli strumenti migliori per riuscire a raggiungerli. Se vuoi convincere, convertire, eccetera, allora ti metti lì e studi una strategia di un certo tipo, ma devi essere consapevole che stai facendo quella cosa lì. Se invece vuoi semplicemente, però comunque se vuoi metterti lì e
fare informazione, dare strumenti alle persone per riuscire a decidere con la propria testa, allora devi usare probabilmente altri strumenti, a partire da capire che cosa c'è nella loro testa. Cioè c'è un grosso lavoro di studio di quello che pensano i vari target, le varie insomma, gruppi sociali. Cioè, in altre parole stai dicendo che anche questo dibattito su approccio duro e approccio morbido è una dicotomia che ipersemplifica, certo. Come tutte le dicotomie. In realtà noi sappiamo che le dicotomie ipersemplificano, sappiamo che esistono soltanto due tipi di persone, quelle che credono nelle dicotomie e quelle che non credono nelle dicotomie. Puoi dire anche a noi che sappiamo poco del tuo lavoro, oltre il tuo parere, che cosa fai in particolare, qual è la commissione, qual è il tuo progetto? We were talking about the soft approach, and I believe that it's extremely important that we understand that people are not stupid. People are just ill-informed. They don't have great information, maybe because they're not interested, or it hasn't become something they've developed an interest in. But we need to make sure that when they are looking for information, that they can find it written unacademically, in a way that they can understand it, written in the language that they want to read it in. Because people are questioning, as you said, in the cafeteria, somebody comes in and they talk to you about something. When they go home and they want to do research on that topic, they're going to Google it. And where's the first place they're going to find? Wikipedia. You're supposed to say Wikipedia. They need to be able to get great information. So the soft approach is to allow people to save face, to be able to go and do their own research and find out the information, and then come back to the cafeteria the next day and say, I thought about it, I did some research, and I don't think I wanted to use homeopathy or acupuncture or whatever it is. So my project, our project, is the Guerrilla Skepticism on Wikipedia project. We are writing and rewriting Wikipedia pages in all languages concerning science, scientific skepticism, and the paranormal, because it's the 10th largest website in the world. We have to own this. And I'm looking for editors. Susan ha detto che è d'accordo. Lei ha un progetto che è quello di migliorare le pagine di Wikipedia, soprattutto su alcune voci, perché, e lo stanno facendo in genere per la di Wikipedia, ma sta cercando dei volontari per altre lingue. In particolare, c'è qualcuno di voi che si vuole occupare di lavorare con lei per le pagine in italiano, poi può parlarne durante il coffee break con Susan. Ma nel migliorare le pagine di Wikipedia e cercare di renderle più veritiere, qual è il processo che utilizzate? Come fate a sapere che quello che scrivete voi è giusto e vero? We have to use the consensus of science. The rules of Wikipedia are skeptic rules. Regardless of if the editors on Wikipedia are skeptics, they mostly are because that's the rules. We know that the citations we use are credible because we use secondary citations, not primary citations. Some other person who is notable should have evaluated the information we're putting on the page. Il concetto è che Wikipedia stessa usa un metodo scientifico, un metodo scientifico, quindi loro entro questa cornice di scetticismo sono quasi certi di riuscire a migliorare la voce, la entry di Wikipedia, utilizzando delle fonti solide e secondarie senza necessariamente fidarsi della prima fonte primaria, cioè fonte rimasticata più volte.
C'è qualcuno? Thanks. C'è qualcuno che vuole commentare sulla aneddoticamente parlando, con Mario Sgalandro, qualcuno fece lo scherzo su Wikipedia dicendo che aveva scritto per Martino Campanaro e sul giornale finché era morto quello che aveva scritto per Martino Campanaro. Wikipedia è uno, ci sono delle ricerche sulla dinamica di produzione delle informazioni su Wikipedia, è uno dei mondi più polarizzati che esista. È vero che poi alla fine compare la pagina e la voce che in qualche modo racconta la posizione. Ma per esempio ci sono scienziati che si autopromuovono, okay? Si autopromuovono e vengono bloccati in qualche modo, ma parte la dinamica di politicizzazione. C'è sempre un processo umano, dove c'è un processo umano c'è una polarizzazione e quella polarizzazione in qualche modo non è vero che dal medio emerge la verità, dal mezzo emerge la verità, anzi dobbiamo più che altro far pace con il concetto che la scienza non fornisce verità assolute, non fornisce verità temporanee, perché la scienza evolve per falsificabilità. Ok? Pensare che io do un'informazione corretta ad una persona e che la persona agirà in maniera razionale significa non aver letto quello che la scienza ha detto finora. L'essere umano non è razionale, l'essere umano è pieno di bias, l'essere umano legge l'interpretazione e interpreta i risultati e quello che vede a seconda di tutta una serie di meccanismi complicatissimi che lo porteranno poi a prendere la decisione. Tra questi ci sono le norme sociali, le persone che frequenta, i blog che sceglie. Se finisce su Wikipedia è perché già ha fatto una scelta. Wikipedia però fa parte di un insieme di fonti di informazione che in qualche modo rappresenta una narrativa, narrazione. E per una narrazione ce ne sono tante altre, c'era quella dell'alt-right, per esempio, che è uscita la Wikipedia dell'alt-right. Quindi in qualche modo tutti vogliono legittimare il proprio pensiero. Non facciamo questo stesso errore con la scienza. Commenti, domande, pensieri, qualcuno vuol dire qualcosa? Prego. Microfono. La domanda relativamente a quello che diceva Chiedo sul fatto che siamo bombardati di informazioni, social, internet, e quindi spesso abbiamo queste informazioni a volte su, diciamo una cosa dal titolo, e ieri si dicevano, no, che i giovani, anche se trovano informazione pubblicitaria, non riescono a capire che è la pubblicità. Parlando adesso di Wikipedia, io lo uso tantissimo naturalmente come tutti, e il 90% forse delle pagine che vedo, cioè l'inizio della pagina è questa pagina non contiene le informazioni sufficienti, quindi mi dice in anticipo, guarda che quello che stai leggendo forse non è preciso. Questa è una difficoltà grossa, perché in realtà penso che io stesso quando leggo queste cose, ok, non c'è delle fonti sufficienti, però quello che c'è scritto proprio per buono, perché ho fretta, leggo, qualcuno le biografie. Come possiamo difenderci da questo rischio? Insomma, come voi che siete degli esperti? Grazie. Susi, puoi commentare sulle bontà di Wikipedia? Wikipedia may be something that the scientific community possibly may find difficult because it's not as controlled academically as maybe some scientists have hoped, but it is what we have. This is where people are going. It is the 10th most viewed Wikipedia, 10th most viewed website in the world. It is where people are getting their content, regardless on if you want it to be the place they're getting content. It doesn't matter. This is where people are going. So we need to own it. We need to make sure it is right. And just finding a page once in a while when somebody dies and there's incorrect information does not mean that the majority of Wikipedia is incorrect. For the most part, it is in good shape. We are trying our best. And I ask, like the person who asked the question saying that you find incorrect information, I suggest join us, we will teach you how to fix that. Join my project, we will help you, and we can rule. We can learn how to make Wikipedia better and educate people, one Wikipedia page at a time. Thanks. Prego. Allora, 8 anni fa, mi ricordo una frase di Andrea Ferrero che ha presentato era lì a presentare gli ospiti, ma lui disse che ho imparato, cioè lui, ho
e ho imparato molto di più da quando mi occupo di pseudoscienza rispetto a quando mi occupavo di scienza. Quindi quello che sto pensando è che uno dei modi di occuparsi di pseudoscienza è il debunking. Quindi perché occuparsi di queste cose in termini di contrapposizione fra polarizzare e non polarizzare, quando invece il debunking può consentire di imparare cose a cui non si era neanche pensato? Per esempio, tutto il debunking sull'onocompruttismo è un ottimo modo di imparare cose che sono successe, che magari uno non ci ha mai neanche pensato, come affrontare, faccio un esempio sul blog di Palativissimo, come si fa pipì nello spazio, per esempio, è una cosa molto particolare e anche divertente. Uno non ci pensa neanche, però è stato lo spunto, cioè lo spunto è stato tratto dalle persone che dubitano dello sbarco sulla Luna. Quindi il debunking è inutile, ma manco per niente, perché certe tematiche prima le conoscevano poche persone, adesso le conoscono molto di più. Per esempio io, che non sono un astrofisico, non sono una persona che si occupa di ingegneria aerospaziale. Va bene, chiarissimo, grazie molte. In prima fila, per piacere. Corri. Sto venendo. Sono per la scheda del CICA. Dunque, su Wikipedia volevo commentare solo il fatto che ovviamente la uso molto come tutti, ma c'è una grande differenza tra quella nei vari linguaggi su certi argomenti, soprattutto su molti argomenti per l'italiano, la voce italiana è una pagina, quasi sempre bisogna andare su quella in inglese per avere più informazioni, una trattazione più precisa, eccetera. Soprattutto poi su certi temi scettici, la pagina in italiana, non so, sulla sindrome, è quasi tutta più o meno favorevole, quella inglese è su toni molto più scettici. Quindi volevo un commento su queste differenze nazionali. La seconda cosa che volevo chiedere, prima che si cominciasse a parlare di Wikipedia, una domanda un po' stupida, ma quando io ero un ragazzo la scienza era rispettati, gli scienziati erano visti come figure positive. Poi come siamo arrivati a questo punto in cui la scienza è sotto attacco? Che cosa è cambiato? Cosa è successo nel frattempo? Cosa è successo? Abbiamo sbagliato? È un'evoluzione naturale? Non so, una domanda ingenua, ma chi ha una certa età nota chiaramente questa cosa. Io non me ne sono accorto. No, per la fatalità. Stefano, un commento? Sì, a me sembra che nessuno metta in realtà in dubbio il fatto che il debunking, inteso come produciamo conoscenza, capiamo cosa sono in realtà queste cose, sia una cosa positiva, cioè mettere a disposizione informazioni che le vuole cercare sono ovvie. La cosa che mi sembra interessante dei lavori di Walter è che mette in evidenza come usare il debunking come uno strumento contundente in certi casi non soltanto sia inutile, ma possa addirittura essere dannoso. A me piacerebbe che lui, forse non l'ha fatto subito, commentasse un po' di più su questo. Sì, adesso grazie. Chi è il microfono? Walter, sei stato chiamato in causa per il tuo lavoro su Plus One, credo che sia, sì. E altri lavori che hai fatto. Magari puoi commentare qual è il tuo pensiero sull'utilità e perché c'è un backfire qualche volta nell'attitudine al debunking. Allora, tutti abbiamo i quattro nuclei psicotici, ammettiamo prima di tutto questo, ci abbiamo tutti delle problematiche risolte all'interno della nostra mente, quindi non siamo razionali, non siamo politici e tutto. E la scienza, perché è molto interessante, cioè, riparto forse dal discorso perché la scienza ha perso di visibilità, perché ha perso di importanza. La gente è più informata, ha più facilità d'accesso alle informazioni, ma non sa manipolarle, non sa gestirle. Fondamentalmente la soluzione che viene posta quindi è che ci vengono fatti dei blog di riferimento in cui le persone cercano l'informazione che più li che in qualche modo che soddisfi il fabbisogno informativo. Il problema è che sono spesso in contraddizione, come lo è la scienza spesso e volentieri. Questo fa venire fuori il fatto che la scienza non è effettivamente quel pensiero monolitico come veniva percepito all'esterno, anzi
E se volentieri, cioè voglio dire, Wakefield Vaccini era stato pubblicato su Lancet, ritrattato. Quindi ci si rende conto che quei marchingegni di pubblicazione, il peer review, non è quel processo foraggiatrice di verità assolute. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti, quindi c'è una crisi della fiducia, del distrust. Abbiamo fatto uno studio recentemente sulle varie ecologie informative, cioè su come le persone accedono all'informazione nei vari paesi europei. E l'unico che fa eccezione è la Germania, ma perché parlano di meno, c'è meno informazione e proprio il lato giornalistico, cioè c'è meno casino, c'è meno rumore. C'è meno tendenza alla polarizzazione, quindi tenendo bassa la polarizzazione l'informazione circola più velocemente e più tranquillamente. Per quanto riguarda l'efficacia del debunking, il debunking inteso come, io non sono contrario al debunking, non lo sono mai stato e non l'ho mai detto, il debunking è utile per chi già è predisposto, ma se diventa uno strumento per incrementare il traffico su un blog, stiamo facendo lo stesso gioco che fondamentalmente agli occhi dell'utente in dinamica di processo stiamo facendo la stessa cosa che fa un blog di teoria del complotto, cioè porta in evidenza tesi che vengono in qualche modo invece nascoste, fa una sintesi, crea una narrazione. Ovviamente individua e intercetta un determinato pubblico e a me dei terrapiattisti, a parte che credo che i terrapiattisti siano troll, che prendano in giro i debunkers e chi si in qualche modo incamera l'atteggiamento. E la problematica grossa che vedo io è nella tendenza a questa segregazione. Cioè il problema nel momento in cui io mi segrego, non rompo quei canali di comunicazione. E nel caso delle vaccinazioni, nel caso della percezione dell'immigrazione, è una cosa complicata, diventa molto complicata e può avere degli effetti collaterali nel medio e lungo termine. Quindi invece di andare lì con le mazze e riempire il buco con il tuttologo di turno, cioè laddove la realtà è incerta a monte, mi metto il tuttologo a valle che mi dice cosa è vero e cosa è falso. Al momento che il tuttologo sbaglia è la fine, per tutti. Per cui cerchiamo un attimino un approccio un attimino più costruttivo, nel senso la comunicazione scientifica va fatta dai comunicatori, gli scienziati fanno scienza e ci preoccupiamo di passare alle persone gli strumenti per muoversi in un contesto che non dà verità. Ma da verità probabili, verità vere fino a prova contraria, fino a quando non saranno smentite, perché la scienza funziona così. Grazie. Cioè, in pratica, dopo millenni di sviluppo della scrittura, la nostra comunicazione scientifica è tornata ai geroglifici con le faccine. Esatto. Un attimo, volevo prima che Paolo rispondesse sull'utilità del debunking, sul fatto che i terapeutisti in realtà sono dei figli umoristi. Vorrei tanto che fosse così. Allora, quindi mi spiace, io stanotte alle 3 sono stato attaccato da un'orda di terapeutisti seri, convinti, che quindi i terapeutisti sono delle persone che realmente credono a questa cosa. C'è un piccolo numero di troll, di provocatori che giocano su questo tema, ma molti ci credono seriamente. E allora, l'utilità del debunking, secondo me la domanda è: perché facciamo debunking? Ognuno di noi credo che abbia una risposta differente. Io lo faccio per un livello, perché mi piace, perché si diceva prima, scopri ogni giorno qualcosa di nuovo, hai una storia affascinante da raccontare, da condividere. Per cui se lo scopo del debunking è semplicemente quello di vincere su un avversario, no, non ha senso. Se è quello di arricchire, anche tramite Wikipedia, i contenuti a disposizione di chiunque che si possa fargli veramente un'idea, forse ogni tanto si riesce a vincere. E poi c'è questa questione molto intrigante del perché non abbiamo più fiducia nella scienza. Perché la scienza ci ha tradito. In tanti casi, storicamente, io ormai ho il canone sulle spalle, mi ha colpito molto, per esempio, una cosa che ho appena finito di indagare, che è la questione del piombo tetraetile nella benzina. 70 anni di avvelenamento totale del pianeta in nome, perlomeno apparentemente in nome, di un signore in camice bianco che diceva la scienza ci dice che questo è un prodotto sicuro. E di storie come queste ce ne sono tante. Il camice bianco ha perso fiducia perché se l'è giocata per interessi economici, ed è per questo che oggi tutti siamo diventati scettici e facciamo più controlli, perché ce n'è bisogno. Quell'epoca d'oro è finita, e meno male che è finita, perché ha nascosto mina mano il mercurio e tanti altri
disastri causati da una scienza che si metteva sul piedistallo e diceva: noi siamo la scienza, voi state zitti e accettate. Quindi il CICAP si deve occupare, come ha fatto Salvo di Grazia ieri, anche di verificare le affermazioni scientifiche oltre che la pseudoscienza, secondo me. Grazie. Bene. Quella che dice è più complicato di così, però, nel senso che è vero, c'è la crisi, la scienza, c'è la delusione, eccetera, eccetera, però se noi andiamo a leggere i lavori di sociologi, di psicologi sociali, insomma quelli che studiano questa roba qua, vediamo che non è che non ci fidiamo più della scienza, ci fidiamo di uno scienziato quando dice una cosa, se ne dice un'altra non ci fidiamo più, se del suo scienziato vicino ci fidiamo, di quell'altro no. Se tu mi dici che ti piacciono, non so, che gli OGM fanno bene, se mi piacciono gli OGM io ti dico: ah beh, vedi che bravo. Se tu invece mi dici la cosa contraria io non ti credo più. Tendiamo a, non mi ricordo chi l'aveva detto perché però c'è una sorta di fiducia pretta por te, per cui tu ti fidi di un qualcuno che ti dice le cose che sostanzialmente si inseriscono nel tuo modo di pensare, nel tuo frame, tutte queste cose qua. Quindi è vero che c'è questa cosa qui, però è anche vero che abbiamo necessità come cittadini tutti di sempre di più di scegliere per noi stessi e di scegliere in maniera autonoma, soprattutto su cose che riguardano la nostra vita. Cioè c'è un bell'articolo di Bucchi, sociologo della scienza, di qualche tempo fa, proprio sulla questione dei vaccini, e lui diceva, riassumeva il tutto con: il vaccino è mio, ma lo gestisco io. Cioè noi vogliamo scegliere, non è detto che noi non ci fidiamo dei vaccini, o non ci fidiamo dei medici, o non ci fidiamo dei scienziati, vogliamo scegliere per noi stessi, e noi di questa cosa qui dobbiamo tener conto, anche perché ci colpisce, nel senso che anche io voglio scegliere, non è che voglio che qualcuno mi imponga le cose, per cui come sempre le cose sono molto più complicate di quello che sembra. Grazie, prego. Solo una parola, parlavate di terra piatta, di terra piattisti. Io vi credo se dite che veramente esiste gente che crede che la terra sia piatta. Però questo è un punto che riguarda anche altre bufale, anche sui vaccini, eccetera. Cioè, siamo sicuri che queste persone che veramente credono a queste bufale siano poi al di là, diciamo, dell'ottica che potete vedere attraverso il blog, vostro, attraverso i social, siano un problema così rilevante, e che il debunking insistente su alcuni temi, adesso a parte la terra piatta che ha poco impatto poi sulla vita concreta, ma anche su altri temi, per esempio alcune bufale sui vaccini, circola, qualcuno tira in ballo una bufala, il debunking non faccia un effetto di amplificazione di certe cose, che faccia venire dei dubbi, perché a volte poi dopo tu vedi che in realtà il 90% delle persone ha infine vaccini sui figli, e il debunking e l'insistenza su queste persone contrarie dà a tutte queste 9 persone su 10 la sensazione di essere molto più intelligenti, molto più informate, gli unici razionali davanti a queste persone così stupide che sostengono le bufale. Abbiamo l'autore di un articolo qua sul palco su queste cose qua, quindi forse dovrebbe rispondere prima, passo. Fondamentalmente, come diceva dopo Gigio, il confirmation bias è visibile agli occhi, no? Confirmation bias è in qualche modo confirmation bias, la tendenza all'acquisire le informazioni perché ci danno una conferma. Blogger e punker non è, nel senso, noi, cioè io scienziato, l'attivissimo, abbiamo tutti la tendenza ad acquisire informazioni che ci legittimano, ok? Quindi interpreto il mondo secondo una posizione di legittimità. La cosa bella che però possiamo fare adesso attraverso i social, attraverso i blog, è che possiamo misurare l'efficacia delle metodologie di comunicazione. Infatti io lancio qui una challenge per tutti. Noi a Venezia stiamo aprendo questo osservatorio che in qualche modo si mette a disposizione in ambito europeo per testare varie strategie di comunicazione. Misuriamole, vediamo qual è quella più efficace. Io sono convinto che il nudging sia una delle strategie che funziona di più, cioè creare un framework decisionale che permetta alle persone di prendere una scelta razionale senza nascondere nulla, ma ponendogli con uno storytelling che sia in qualche modo funzionale.
perché la, diciamocelo senza fare le cose, la comunicazione sui vaccini è stata, ci ha avuto del patetico in questi ultimi periodi per la questione vaccinale, è stata veramente patetica. Mentre ci sono altri casi di sperimentazione di comunicazione, c'è un progetto bellissimo, quello che stanno portando avanti i ragazzi di Plan, di Padova, per quanto riguarda l'alfabetizzazione delle persone, l'avvio alla scienza, stanno facendo un lavoro che tocca ai giovani, è lì che bisogna lavorare, nelle scuole, entrare nelle scuole, formare i professori. I professori, come i medici, di statistica non è che pesano tanto, e la statistica non è così semplice, soprattutto per quando si ha a che fare con fenomeni molto complicati dove le relazioni non sono lineari. Per esempio, se prendessimo effettivamente gli studi sugli effetti avversi dei farmaci e vaccini, per esempio, non si sa che effetti avrà l'omoprazolo, io non sono un grande consumatore, l'omoprazolo tra qui a 15 anni, non si sa. Dire che è safe, se tra 10 anni c'è un effetto collaterale, che facciamo? Va bene, ho visto. Paolo, il punto però è molto interessante questo approccio, ma il punto toccava anche un altro tasto lievemente diverso, che è il problema del backfire. Se tu fai il debunking, ripeti quello che tu ritieni essere la bufala, la fake news, e ripetendola la fai diventare familiare, e quando è diventata familiare è molto più difficile attuare un debunking vero. Cioè, di fatto, la tesi potrebbe essere, facendo del debunking, particolarmente se il debunking è aggressivo, tu fai il gioco della diffusione della fake news. Assolutamente d'accordissimo su questo problema. Secondo me è un problema che si risolve decidendo quali temi affrontare, quali bufale pubblicizzare, rendere più conosciute. E questa è una regola che mi insegnava Piero Angela, in una situazione molto particolare, e lui dice, a un certo punto c'era questo problema, poi fa un documentario, finisce in televisione, un complottista attacca questo documentario, e Piero mi chiama e mi dice cosa facciamo? Cosa ne pensi? E la mia reazione sbagliata è stata quella di dire dovremmo pubblicare un chiarimento. Lui, dal lato della sua esperienza, dice allora, noi abbiamo un complottista che fa 50.000 visitatori, il mio programma fa 5 milioni di telespettatori, perché regalargli pubblicità? E alla fine si è deciso di fare così, di non dare quella visibilità a questa tesi. Quindi, in base alla singola situazione, io sceglierei se vale la pena o no di comunicare di nuovo la bufala per poi spiegarla. In un caso come quello dei vaccini è indispensabile perché c'è un problema sociale, diventa un pericolo. Se una storia, come per esempio quella di Blue Whale, arriva alle Iene, ormai il danno è fatto, la pubblicità c'è, possiamo solo contrastarla. Perché abbiamo visto proprio nel caso con i colleghi di Calangio Voltaire e David Puente, abbiamo cercato di fare prevenzione, non ha servito nulla. Sono arrivate le linee con la loro potenza comunicativa e hanno creato il caos e il panico. Qui credo che sia interessante che sentire Walter su dove e come si misurano queste reazioni all'interno dei social network, perché lui ha un'esperienza particolare nel raccogliere queste informazioni. I social network sono un'occasione straordinaria per avere dei dati. Mi piacerebbe molto che tu raccontassi che cosa riuscite a tirare fuori e qual è il vostro pubblico di riferimento. No, no, aspetta, mi piacerebbe anche a me, ma abbiamo dei tempi molto stretti. Prendere sempre il microfono. Allora, avremo tempo di parlare con tutti loro durante l'intervallo. Adesso facciamo così invece, l'ultimo intervento dal pubblico, chi è che aveva alzato la mano lì? Salve, una domanda. Tutti noi abbiamo penso letto di echo chamber, eccetera, eccetera, ma quando si risponde a qualcosa su un campo neutro, o che dovrebbe essere neutro, tipo sotto un articolo di giornale, qualcosa, spesso le domande sono semplici. La risposta del complottista è semplice, la risposta vera è complicata. Ecco, com'è il modo migliore per riuscire a far passare questa risposta? Magari non a chi, non alla persona a cui si sta rispondendo, ma in modo che chi rilegge possa farsi un'idea migliore. Grazie. La domanda è, esiste qualcosa di neutro che non richiede necessariamente polarizzazione? Tu fai la divulgazione scientifica, esiste qualcosa di neutro? Cioè l'Inter, no. C'era lo studente.
c'è il campionato in corso. Allora, intanto non esiste niente di neutro. A me non piace parlare di complottista o delle cose, perché poi siamo tutti complottisti, nel senso che anche noi vogliamo delle risposte semplici. Ci sono degli esempi anche recenti, no, di casi in cui articoli sono stati presentati con un titolo che era completamente sbagliato e noi siamo tutti, no, io no personalmente, però insomma in tanti di noi sono corsi a commentare esultando questo grande risultato che si era ottenuto, però partendo dall'articolo, da un titolo sbagliato. Quando quelli come me sono andati lì a far notare che il titolo era sbagliato, che quindi bisognava andare a leggere i dati, eccetera, eccetera, sono stati travolti, esattamente come viene travolto il debunker che va a rompere le scatole nel gruppo complottista. Per cui la risposta semplice è: non esiste un campo neutro e non esiste un modo, diciamo così, sicuro, cioè non c'è la ricettina facile per riuscire a rispondere alle cose. Perché? Perché se io vi dessi la ricettina facile farei esattamente come fanno questi, che ti dicono esattamente cosa devi fare e ti danno la risposta. Grazie, cioè, grazie. L'ultimo commento veloce, uno per uno, una cosa che volete dire che non vi ho chiesto, non vi ho chiesto al pubblico, ma questo è l'ultimo immagine, da adesso dico proprio questa cosa. CICAP ha un ruolo fondamentale in questo processo di comunicazione della scienza, però dobbiamo imparare come farla. Questo è il messaggio che vorrei che passassi più a CICAP. Grazie. No, il debunking serve. Se non dovesse servire a nessuno, noi nel frattempo ci siamo divertiti, abbiamo scoperto delle cose. Io sono contentissimo del lavoro che faccio finché posso continuare a farlo. Lunga vita al debunking, lunga vita alla raccolta dei dati basati sul debunking. One of the problems we see is that on Wikipedia, as you said, many pages are not well written. We have to have these pages well written. We cannot expect the world to respect our scientists, our skeptics, and our people if we do not respect them enough to make sure these Wikipedia pages are well written. It is our responsibility, as I keep saying. And I just want to mention that we've already, my Wikipedia project, with amazing volunteers that have joined us, we've already written pages that have 480 pages in many languages, and we're already over 14 million views. People are accessing these pages. They must be well written. Grande traduca. Va bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, abbiamo un coffee break un pochino più corto, ricominciamo all'ora stabilita e per uno dei clou del nostro convegno sentiremo il dottor Mentana, che ha esperienza di giornalismo. Quindi tornate per piacere alle 10:30. Grazie.